Impasto integrale al farro. Con questo tipo di lavorazioni possiamo creare cornetti integrali, trecce, cornetti dritti, curvi, chiusi, poi vi farò vedere varie tecniche. Diamo un po' di forza, l'impasto tende a fare le bolle, liscio, omogeneo, perfetto. Uno, due e tre. Ok, 4 mm. Bene, una volta creato il triangolo, quindi allunghiamo la pasta, giriamo in questo modo e in questo modo abbiamo il cornetto normale. Adesso vi faccio vedere il cornetto curvo. Facciamo altro che fare un segnetto in mezzo così. In questo modo la pasta si allarga di più, quindi allarghiamo. Vedete la lunghezza, no? O possiamo lasciarlo anche senza zucchero. Andiamo a decorare anche questi qua curvi. Allora, ad esempio, per quanto riguarda il nostro saccottino alla mela, io in questo caso ho preparato dei macaron così, elegante, molto bello. Anche qui possiamo mettere una margheritina così, e questo è il nostro impasto al miele, versione croissant, versione cornetto curvo.